Prego. Aspetta, perché sto consolendo. Allora, innanzitutto tocca dire che da un punto di vista selvicolturale questo taglio non ha nessun senso. Io non ritrovo praticamente la possibilità di leggervi una ceduazione razionale, un avviamento all'alto fusto, un qualche tipo di diradamento che corrisponda a quelli che sono i canoni dettati dalla selvicoltura, un taglio fitosanitario. È un taglio assolutamente incomprensibile, ed è incomprensibile come diradamento anche se lo si volesse considerare un intervento per ridurre il rischio di incendio, fermo restando che noi ci troviamo all'interno di una riserva naturale. Allora, all'interno di una riserva naturale in assoluto non si dovrebbe intervenire, ma se, siccome siamo vicini ad una zona urbana, si volesse ridurre il rischio di incendio, quindi di pericolo per la popolazione, per coloro che risiedono nella zona, bisognerebbe intervenire in maniera diversa. Qui abbiamo un popolamento di leccio evoluto, compatto, con sottobosco molto fitto, tutto verde però, quindi che mantiene un altissimo tasso di umidità. Il rischio di incendio è molto basso, quindi l'unica cosa che io avrei fatto eventualmente, in un'ottica di precauzione, eliminare quel po' di materiale secco che si trova all'interno del popolamento, portarlo via in modo tale da evitare qualsiasi rischio di propagazione delle fiamme. Dopodiché a me viene da pensare che in una situazione di questo genere, io naturalmente mi riferisco a quelle zone che non sono state ancora toccate e quindi ho avuto la possibilità adesso di girare, in queste situazioni, dicevo, l'incendio praticamente si sviluppa solamente se qualcuno di proposito va in giro per il popolamento a mettere delle esche, degli inneschi, altrimenti il fuoco qui non passa. E naturalmente la prevenzione è semplicemente legata a un'attività di controllo da parte delle autorità di polizia, vigili urbani, carabinieri forestali o altro, o addirittura la semplice cittadinanza. I semplici cittadini potrebbero organizzarsi per evitare che qualcuno vada ad appiccare il fuoco, ma altrimenti io lo vedo abbastanza basso il rischio di incendio. Quindi in conclusione non mi spiego da un punto di vista tecnico la necessità di questo intervento. Grazie mille, professore.